Ciao e benvenuti a un'altra lezione di Grease Pencil. Volevo aggiungere ancora qualcosa in merito al rigging, cioè all'inserimento di armature all'interno dei disegni allo scopo di animarli. Userò delle aree di fill per disegnare e creare un disegno piuttosto semplice. Ora sono tornato in Object Mode e questo è il mio disegno. Braccio sinistro è questo, testa, corpo. Costruisco un'armatura per poterlo animare. Un'armatura è costituita da ossa. Allora in Object Mode premo maiuscolo A e scelgo Armature. L'osso non è nient'altro che, diciamo, un segmento che ha un inizio e una fine, quindi un'origine è una destinazione e questa forma a freccia ci dà questa indicazione. Per modificare un'armatura devo andare in Edit Mode all'interno di essa, quindi adesso che è selezionata vado in Edit Mode e vedete l'armatura è costituita da un osso centrale, se premo G lo posso spostare, ma anche la possibilità di spostare la parte finale del bone o la parte iniziale. La sua forma diventa mano a mano più grande, mano a mano che si allontanano le due parti tra di loro. Allora, per l'animazione qui potrei usare prima di tutto un osso per il corpo e lo metto nella direzione principale del corpo, che siccome è verticale, magari se avessi un bacino sarebbe qui. E adesso dovrei proseguire con un osso per la testa. Per proseguire lo si estrude con la E, quindi premo E, dopo aver selezionato la parte finale dell'osso ed estrudendo con la E vado a posizionare il nuovo punto finale di quest'altro osso. Ecco quindi che questo è il corpo e questa è la testa. Posso anche dargli dei nomi premendo qui su questa icona a forma di osso. Vedete, questo osso si chiama Bone e questo si chiama Bone 001. Gli cambio nome, questo lo chiamo corpo e questo lo chiamo testa. La struttura è gerarchica, quindi, cioè se esco dall'edit mode e torno in object mode, ovviamente adesso è un oggetto unico. Però guardate, c'è una modalità speciale per l'armatura che è la modalità pose. Se io la seleziono, adesso in pose mode posso, diciamo, mettere in posa queste ossa. E quindi guardate, la maggior parte delle pose le si fa con la rotazione, quindi si preme R, l'osso ruota sulla sua origine, sul suo perno. Quindi vedete, ho selezionato il primo osso e lo ruoto e ruota solo questo. Se invece seleziono questo in fondo, ecco che ruota anche quello sopra, che è quello che voglio perché la testa è attaccata al corpo. È il funzionamento appunto delle armature nella maniera più semplice possibile. Torno in Edit Mode e adesso voglio un osso anche per il braccio. Andrebbe estruso da qui perché ovviamente c'è anche una spalla. Potrei farlo, ma posso anche, invece di estruderlo, posso con maiuscolo A, essendo in Edit Mode, mi aggiunge l'unica cosa che è possibile aggiungere ad un'armatura, che è un altro osso. Ed è completamente staccato da tutti gli altri. Questo, quindi anche un osso staccato da tutti gli altri, può esistere all'interno della mia armatura e potrebbe essere appunto quello che mi governa questo braccio. Ovviamente però, se vado in pose mode, adesso guardate, questi due sono collegati tra loro, ma questo non è collegato a niente. Quindi devo tornare in edit mode e devo selezionare questo osso. Seleziono quello che voglio che sia il suo genitore come secondo, premo Ctrl P e scelgo Make Parent, cioè lo faccio diventare figlio, però non scelgo Connected, altrimenti me lo attaccherebbe come il collo. Devo scegliere Keep Offset. E allora vedete, è nato questo tratteggio che qua quasi non si vede, però sono collegati da un tratteggio le due origini delle due ossa. E se andassi adesso in pose mode, quando muovo questo, si porta dietro anche quello della spalla. Quindi torno in edit mode,
E se questo è appunto, gli cambio nome, metto L per dire che è il braccio sinistro, posso prendere questo osso e duplicarlo, maiuscolo D, all'incirca coinciderà qui il braccio destro e quindi lo chiamo R. Siccome l'ho duplicato, guardiamo un attimo, vado in pose mode, sono già collegati perché questo è un duplicato di questo e quindi ha copiato anche la relazione padre-figlio. Torno in Object Mode e ho un'armatura che corrisponde ai pezzi della mia figura. Ho dei layer fatti e quindi cosa faccio? Vado sul mio oggetto Grease Pencil e posso far governare i layer a queste ossa dell'armatura. Quindi posso inserire per il corpo, sotto Relations, posso mettere che il parent è la mia armatura, scelgo Bone, e scelgo qual è l'osso che la governa, che è corpo, e faccio la stessa cosa, il braccio destro, armature, sì, bone, braccio destro, e la stessa cosa qua. Adesso ho completato il parenting e guardate, quando seleziono la mia armatura e vado in pose mode con Ctrl Tab, posso selezionare un osso, ruotare, e il mio layer ruoterà di conseguenza il corpo, il braccio e tutto quanto ruoterà di conseguenza. E quindi ho collegato le due cose. In questo momento l'armatura è fastidiosa da vedere e posso nelle impostazioni sotto Viewport Display e scegliere wire in maniera che non mi dia molto fastidio. Spostando questo braccio ovviamente manca un po' di disegno e quindi torno in draw mode e scegliendo il layer giusto, il layer corpo, vado ad aggiungere un po' di quello che manca. Tornando in Object Mode, ho appunto a disposizione adesso l'armatura per tutte le mie animazioni e animare è piuttosto facile. Se seleziono tutto e premo Alt R, annullo tutte le rotazioni e il disegno torna com'era. E adesso posso andare a registrare dei movimenti. Al fotogramma numero 1 premo Registra, vado ad alzare un attimo, registri il keyframe in questione. E adesso vado un po' avanti nell'animazione, porto e con le rotazioni posso cominciare ad animare il mio personaggio. Ho la modalità registra. E ora se torno in Object Mode, disabilito la modalità registra, posso vedere che ho creato un'animazione con i bones del mio personaggio. È un'animazione in questo momento molto lenta, vado a scalare tutto quanto. Adesso è un po' più accettabile, magari mi fermo al fotogramma 150. Che succede però se volessi applicare delle deformazioni? Perché come vedete in questo modo io non ho fatto altro che modificare la posizione dei layer e farli ruotare sulla posizione appunto dei bones. Potrei però voler deformare il mio disegno. Si deve utilizzare il modifier Lattice. Per capire come funziona il modifier Lattice, proviamolo. Quindi andiamo a creare un nuovo oggetto di tipo Lattice. Eccolo qua. Questo oggetto Lattice in questo momento è un cubo. Mi sposto nella vista 3D e vediamo che è un cubo. E è un cubo che permette di deformare il mio oggetto e ha la possibilità di essere suddiviso, come vedete qua, in varie risoluzioni. Quindi guardate, se noi aumentiamo la sua risoluzione, adesso ha più punti di deformazione. Se io vado in Edit Mode, posso selezionare i vari punti e se li sposto,
Vedete, il mio cubo viene deformato in base ai punti che ho a disposizione e questa deformazione posso assegnarla al mio disegno. Vediamo come si fa. Annullo queste cose. Prima di tutto, il mio disegno è bidimensionale e quindi di sicuro, dal punto di vista della risoluzione V, mi basta 1 perché non ho bisogno di spessore. Lo sposto adesso all'interno del mio personaggio. Faccio in modo che lo comprenda tutto quanto, posso anche ruotarlo, così, e posso anche scalarlo in maniera non proporzionale. Guardate, se adesso aumento un pochettino la risoluzione, se io seleziono il mio oggetto Grease Pencil e gli assegno un modifier di tipo Lattice, eccolo qua. Mi chiede ovviamente, vedete che in rosso, mi chiede di scegliere un lattice e lo scelgo. Quindi ora, se vado ad applicare le modifiche che abbiamo visto un momento fa, quindi vado in edit mode nel mio lattice e trascino i punti, il mio disegno viene deformato di conseguenza e quindi rende molto facile gestire la deformazione di un disegno. Questo funziona anche da solo, in maniera del tutto indipendente dall'armatura che abbiamo visto un momento fa. Quindi questo modifier potete usarlo anche semplicemente per creare delle deformazioni. Annullo tutte queste modifiche. Ora andiamo a vedere come usare il modifier Lattice per applicare una deformazione, ma non a tutto il mio personaggio. Magari mi interessa creare un po' di mobilità nel corpo, per esempio. Lo ruoto, sono in object mode, cerco di comprendere il corpo. Non avrò bisogno probabilmente di molta risoluzione da questo punto di vista, però magari ne avrò bisogno un po' di più da quest'altro. Lo ingrandisco ancora. E ora, all'interno del mio oggetto Grease Pencil, come vi ricordate, i modifier possono essere associati anche a un solo layer. Quindi io qua posso andare a scegliere questo modifier di farlo agire solo sul corpo. Quindi ora questo oggetto Lattice può essere, come abbiamo visto, appunto, usato per modificare il layer corpo e come vedete modifica solo il corpo e non agisce assolutamente su quelli che sono gli altri layer. Oltre a essere usato come strumento di design, potrei anche appunto utilizzarlo per cambiare un po' la forma di un oggetto, ma in questo caso mi interessa usarlo per l'animazione. Vorrei quindi che si muovesse grazie a questa armatura. Invece di wire, torno a mostrarla in questo modo per poterla vedere bene. Avrò bisogno di qualche osso in più. Vado in edit mode. E ovviamente mi accorgo in edit mode che la posizione originale del mio disegno era un'altra. Posso andare sotto Object, Animation, Clear Keyframes, Remove Animation e adesso lo scheletro non ha più alcuna animazione. E ovviamente posso andare in Pose Mode, selezionare tutto e con Alt R ripristinare completamente la posizione originale della mia armatura. La voglio riportare com'era perché appunto stiamo introducendo il lattice come novità. Quindi ora vado in edit mode della mia armatura e vado ad aggiungere delle ossa. Quindi questa qui, per esempio, la allungo, la faccio partire da più sotto e la seleziono, faccio tasto destro e scelgo subdivide. Che succede? Che Blender la divide in due ossa e se vado a vederle c'è corpo e corpo 001. Ora posso prendere questa parte centrale e tirarla un po' più in qua e quindi ho un altro osso. Potrei anche fare così, portarla ancora più giù e suddividere anche questa. Ecco, quindi ho tre ossa, 002, 001 e corpo e basta per il mio corpo. Tornando in Object Mode, scopro che ha spostato un po' tutto. È meglio andare di nuovo sul mio oggetto Grease Pencil, rimuovere la relazione con l'armatura per il corpo e adesso la rimetto. E in questo modo ho, diciamo, ripristinato la posizione originale. Ora continua a funzionare. Come abbiamo visto, se vado in Pose Mode,
Questo si sposta, questo si sposta, però ora solo questo osso sposta il corpo. Questi qui non fanno niente perché se torno sul mio oggetto Grease Pencil, corpo è collegato esclusivamente al Bone corpo, che è questo qua in fondo, e quindi è l'unico che lo sposta. Questo lattice era nel posto sbagliato, lo vado a rimettere al suo posto. Il modifier lattice è ancora qui. Ora dobbiamo utilizzare l'armatura per modificare il mio lattice, quindi devo fare in modo che la mia armatura vada a essere un deformatore per il lattice. Quindi devo selezionare il mio oggetto lattice e scegliere deforma con armature e selezionare l'armatura. Ora il mio oggetto lattice è governato dall'armatura in pose mode. Se lo muovo in questo momento ancora non succede niente perché devo selezionare un modo per poterlo governare. Dobbiamo far capire al modifier armature che abbiamo inserito qui come le varie ossa vanno a muovere i pezzi del lattice. Il modo più semplice in questo caso è creare dei vertex group. I vertex group sono dei gruppi di vertici. Cambio il colore per renderlo più trasparente e capirci un po' meglio, e magari anche facciamo così, lo coloro di rosso in maniera da non confonderci con le linee del lattice. Adesso questo lattice è fatto da tutti questi vertici e abbiamo visto che spostandoli si deforma il disegno sotto. Dobbiamo spiegare quali ossa muovono quali vertici. Un modo piuttosto semplice in Edit Mode è creare dei gruppi di vertici. Quindi se io per esempio seleziono tutti i vertici qua sopra e sono quelli che voglio che vengano mossi da questo osso, devo andare qui sotto Vertex Group e creare un gruppo che abbia lo stesso nome dell'osso. Se non ricordo male, si chiama corpo.002. Quindi creo un gruppo di vertici e con questi vertici selezionati faccio assegna. E adesso questi si chiamano corpo 002, quindi deseleziono, seleziono questo gruppo di vertici e creo un nuovo gruppo che chiamo corpo.001. Dopodiché creo l'ultimo corpo, l'importante è che abbiano lo stesso nome dei bones, e in questo corpo adesso di nuovo deseleziono tutto, seleziono altri vertici e faccio assegna. Ho dimenticato probabilmente di assegnare quelli di corpo 001, li seleziono e faccio assegna. Ecco. Adesso sono evidenziati in rosso, quindi corpo 002 sono i vertici là sopra, corpo 001 sono questi e corpo e basta, sono questi qui che si vedono in rosso. E ora che succede? Siccome l'armatura ha esattamente gli stessi nomi, corpo 002, corpo 001 e corpo, adesso, se vado in pose mode e comincio a muovere questo bone, ecco che si muovono anche i relativi vertici del lattice e quindi posso creare la deformazione che mi serve. Quindi adesso ho potuto fare una deformazione di questo tipo. Di nuovo torno sotto forma di wire per non darmi particolare fastidio. Adesso quindi posso di nuovo animare tutto quanto in pose mode per l'armatura. Posso andare appunto, come vedete, in pose mode, premo registra e posso andare, seleziono tutto, muovo un attimo in maniera che registri una nuova posizione, vado a creare le mie animazioni, quindi vado a ruotare queste ossa. Tolgo il registra ed ecco quindi che ho la mia animazione al punto primo e anche questi. Ecco, tolgo la registrazione e adesso ho la mia animazione con in più la deformazione. Ecco quindi come abbiamo usato insieme il modifier lattice e il modifier armature, che appunto è disponibile per il lattice, i layer del grease pencil che si muovono grazie ad un'armatura,
E per di più abbiamo anche un lattice che si deforma in base solo ad alcune ossa di quell'armatura, perché abbiamo creato i vertex group e li abbiamo associati a determinati nomi di ossa. Grazie a questo metodo è possibile quindi contemporaneamente animare i layer nel modo in cui avevamo già visto, ma anche applicare una deformazione. Ovviamente l'oggetto lattice è comunque possibile modificarlo anche per conto proprio, per cui andando in edit mode, se vado in edit mode nell'oggetto lattice e spostare anche a mano alcuni dei punti e quindi anche, diciamo, utilizzare dei metodi misti. Adesso esco dall'edit mode, ho modificato il mio lattice. Ho potuto deformarlo e quindi applicare comunque una deformazione, diciamo, correttiva, ma nello stesso tempo anche i bones continuano a regolare il suo funzionamento nel contesto dell'animazione. Quindi il lattice posso usarlo contemporaneamente sia per una deformazione appunto di design, quindi per modificare la forma effettiva, ma anche essere governato dalle ossa che lo regolano. Adesso non devo far altro che utilizzare le ossa che ci sono a disposizione. Se vado in Pose Mode, di nuovo con Registra, posso ottenere i risultati che voglio. Tolgo Registra. E quindi vedete, abbiamo utilizzato varie tecniche per creare la nostra animazione. Ho costruito un osso solo per il braccio, è chiaro che è possibile in qualsiasi momento dividerlo come ho fatto qui, però ovviamente ci sarà bisogno di separare su un altro layer anche gli elementi. Quindi, per esempio, questo braccio adesso lo avevo suddiviso, se ci fate caso adesso c'è nell'armatura. Braccio destro R, braccio R001, ho ancora solo braccio R come layer che è governato da braccio R come osso e quindi qualsiasi cosa decida di fare a questo bone, anche se lo sposto, non succede niente. Se voglio animare anche il gomito, quello che devo fare ovviamente è, quindi tornando in object mode, nel mio oggetto grease pencil, dovrò, nascondo un attimo tutto quanto, andare in Edit Mode, dovrò creare un nuovo layer, quindi per esempio il layer avambraccio R, e devo selezionare solo i pezzi che mi interessa che si muovano con l'avambraccio, ecco, questi qui, e li devo assegnare a questo nuovo layer, ecco, adesso sono assegnati al layer avambraccio, che lo porto dietro a quello del braccio e dovrò di nuovo parent armature bone e il braccio R001. Ecco qui che adesso, da ora in poi, potrò animare anche quella parte lì del braccio che prima non lo era. Vado in pose mode e vedete che ecco quindi che ho introdotto un'ulteriore angolazione al braccio semplicemente creando un nuovo layer e collegando anche quello alla mia armatura. È piuttosto complesso l'argomento del rigging, come vi ho già detto, è uguale in molte parti a quello che è il normale rigging di un oggetto 3D, quindi vi consiglio di andare ad approfondirlo comunque altrove. In ogni caso, queste sono le basi, soprattutto il poter utilizzare contemporaneamente il modifier lattice e un rig permette anche di dare una certa morbidezza rispetto a un'animazione semplicemente con i livelli che ruotano. Spero che questa aggiunta alla lezione precedente sia stata utile, vi ringrazio e ci vediamo la prossima volta.